Il suo pensiero è sempre agli altri, infatti seguiva costantemente anche tutto l'andamento del pronto soccorso. Gli ultimi 2 giorni prima della fase finale era sceso a vedere la nuova sala rossa perché lui era molto specializzato nell'area critica, nelle emergenze intra ed extra ospedaliere. Ignazia presta servizio al pronto soccorso, moglie di David Matassi, anche lui infermiere al Gemelli di Roma, scomparso un anno fa. David ha speso la sua vita fino alla fine per dedicarsi ai ricoverati gravi. Una storia modello che assume un significato importante alla luce dei fatti di Piombino. L'assistenza e il servizio agli altri come missione, non semplicemente come lavoro. Per David era proprio così. Ha partecipato alla missione di Nasseria, è stato uno degli infermieri che ha raccolto i carabinieri italiani, ha partecipato al mese al terremoto del Pakistan, solo quel mese era l'unico infermiere che faceva i gessi, ha fatto più di 400 gessi. È giusto dare tutto se stesso anche nei casi che sembrano o sono disperati? Sì. Sì, quello fa parte del modo di essere dell'infermiere, cioè è una cosa che si è, cioè secondo me l'infermiere si è dentro, cioè poi si vede anche nella quotidianità chi lo fa con il sentimento, chi non lo fa col sentimento. Secondo lei, com'è possibile che succedano casi come quelli di Piombino? I controlli ci stanno, vengono effettuati ogni anno, quindi se ci stanno qualche alterazione che presumono che, cioè che la persona cioè deve essere allontanata da un ambiente lavorativo che non è il tuo, si prendono provvedimenti. Come si riesce a convivere ogni minuto, ogni istante a contatto col dolore? Purtroppo si riesce, sì, poi quando uno, vabbè, uno già ci lavora. È diverso, poi quando passa per anche vicende familiari vede le cose anche in un'altra maniera, si rapporta ancora di più col dolore perché è vissuto, cioè capisce ancora di più le problematiche dei pazienti, insomma. Una targa ora ricorda il suo nome, il suo lavoro, il suo impegno e dedizione. Parole scritte su pietra, ma anche nel cuore di Ignazia, la sua compagna di vita e di lavoro. Le fa leggere il nome di suo marito su questa targa. Bello, lui lo diceva, ma speriamo che mi dedichi alla sala 1. Perché? La sala delle urgenze. Era la sua sala.